stelle filanti, balli scatenati, maschere e una lunga carovana colorata che ha percorso le strade del paese per far divertire adulti e bambini. A Malonno la festa di carnevale ha visto la presenza di gruppi mascherati e carri come ai vecchi tempi, con costumi che hanno attirato l'attenzione di molta gente. Bagno di folla per l'edizione del 2018, ad attendere l'avvio della sfilata in Piazza delle Migranti. Come consuetudine, la partenza è stata organizzata nel piazzale di Lava e lentamente la festa si è spostata verso il capoluogo, toccando anche Piazza della Repubblica, per terminare poi in oratorio dove sono state lette le migliori realizzazioni. Tanti protagonisti, arrivati anche dai comuni limitrofi, per un solo vincitore. Ad aggiudicarsi il premio come miglior carro è stato infatti l'oratorio di Malonno. La redazione di Malonno News ringrazia Stefano Panteghini e Venanzio Calzaferri per averle fornito il materiale fotografico della giornata. Il 24 febbraio 2018 a Malonno è stato tempo di Sagra delle Migole, un evento dedicato al piatto tipico del paese di Malonno. La polenta in frantumi di farina di castagna e grano saraceno, che si gusta solitamente con salame e cotechino. L'evento è stato organizzato dalla Proloco Malonnese, presieduta dal nuovo presidente Fausto Zero Mariotti. Molti commensali si sono radunati presso il salone delle scuole medie per questa serata all'insegna della ricetta per antonomasia malonnese. Ma andiamo a scoprire una delle versioni rilasciata in gran segreto da uno dei gourmet per eccellenza di Malonno. 0,9 litri di acqua, 1 kg di farina già mista, 50% castagne e 50% saraceno, una manciata di sale grosso. Quando l'acqua fa i gri, mettere tutta la farina, aspettare che si veda l'acqua risalire e poi mescolare. Se diventano troppo trisside, mettere la panna o il latte. Dopo circa 20 minuti un po' di olio. Cuocere mescolando continuamente per 30-40 minuti. Il burro, alla fine, almeno unetto. Una delle più antiche opere del patrimonio storico-culturale di Malonno. Stiamo parlando della macchina del triduo, un'antica struttura creata su misura per le celebrazioni dei defunti presso la chiesa parrocchiale dei Santi Faustino e Giovita.
L'opera fu realizzata nel 1771 ed in seguito restaurata. È composta da ben 39 pannelli in legno dipinti a mano e viene adornata da più di 500 candele di cera, accese una ad una dai numerosi volontari. Ogni anno, durante il Triduo dei Defunti, che si svolge a ridosso della prima domenica di Quaresima, la storica macchina richiama in San Faustino numerosi fedeli, provenienti non solo da Malonno, ma da tutta la Valle Camonica. Con l'anno nuovo si concludeva il mandato di Giovanni Ghirardi come presidente dell'US. Il 22 gennaio si teneva l'assemblea per il nuovo direttivo, così composto. Presidente Calzaferri Fabio, il vicepresidente Mariotti Luca e segretario Bianchi Lorenzo. Buongiorno a tutti, sono Calzaferri Fabio, da qualche mese a questa parte ho l'onore di essere il nuovo presidente dell'Unione Sportiva Malonno. È un immenso piacere per me presiedere un direttivo così motivato, di persone giovani. Un'esperienza che continuerà sulle orme della precedente presidenza, mantenendo quelli che sono gli eventi già ben avviati, con l'intenzione di andare a reintegrare nuovi settori sportivi che da tempo mancano nella kermesse dell'Unione Sportiva Malonno. Quali la mountain bike, lo sci, che ai tempi erano comunque due settori molto sentiti e molto partecipati all'interno della nostra realtà. Un ringraziamento sentito va anche all'amico di sempre Giovanni Ghirardi, il quale ha lasciato una bella impronta nella precedente amministrazione e ha sicuramente tanto dato e tanto avrà ancora da dare alla nostra società. Un ringraziamento particolare va anche a tutto il direttivo, augurandoci un buon lavoro per i prossimi 4 anni. Malonno News augura un in bocca al lupo a Calzaferri Fabio come nuovo presidente US.